cosa molto bella, intanto appunto l'esperienza di fumatore, perché io a 25 anni, nel 75, da studente di medicina, ho iniziato a fumare, per curiosità. Perché ho cominciato a fumare? Perché c'erano intorno a me, altri che fumavano, non c'erano dei vieti. Da imbecille, lo dico, sentì un malessere alla prima sigaretta, ma da con la cultura dominante che ci dice ma all'inizio si sta male, ma poi ci si abitua, sapete cosa ho pensato io? Diventerò anch'io bravo. Non è che mi sono detto, oh Mauro, tu sei uno studente di medicina, se senti che ti senti sbalestrato, che non vedi bene, vuol dire che quelle sostanze nel tuo cervello hanno fatto dei guai. Allora che fai? Sei un medico, taglia, chiusi. La cultura dominante ci dice, no, ma che, senti, ti senti un po' strano, ma poi ti abitui, diventi bravo. E io da imbecille dissi, diventerò bravo. 8 anni, 15 sigarette al giorno, a 33 anni, ero già, ero single, mi divertivo a disegnare, eccetera. Ero con la portacenere accanto e mi chiesi, ma chi me lo fa fare di avere il portacenere in casa, puzza? Avevo un giornale che diceva di un carabiniere paralizzato alle gambe che aveva attraversato lo stretto di Messina. Non so che successe. Io dissi, ma aspetta, lo ritaglio. Appiccicai su un foglio di carta, presi il pacchetto di sigarette, le nazionali filtro, appiccicai sulla carta e scrissi, queste sigarette le rifumerò quando avrò fatto un'impresa come quel ragazzo. L'appiccicai al muro, ragnatele, polvere, io dissi, ma che bellezza, sono tornato una persona normale, da me, perché scoprì, ero, è stato un coglione. Io ho fatto anche una canzone, cioè su YouTube, fumare è da coglioni, è bellissima, andate a sentirla. Mauro Pecchioli, fumare è da coglioni. L'altra cosa che volevo dirvi, che è appunto, sono apposta per parlare anche di me, chiediamoci quanti media stanno parlando della pandemia più grande che c'è nel mondo, il tabagismo. Si parla della pandemia del Covid che ha fatto 6 milioni di morti in 2 anni. Il tabagismo ne fa 16 milioni in 2 anni. Oh, e come si sta zitti? Non si dice ragazzi, ma la TV dovrebbe dirlo. Mauro, come grazie si fa ad andare avanti così? Per le tue testimonianze.